Settimana particolare in casa Atletico, due partite dal risvolto ampiamente differente. Nella partita di domenica a Niscemi l'Atletico ha fatto davvero una brutta prestazione, impattando per 0-0 contro il Fanalino di Coda senza riuscire mai a scardinare l'attenta difesa di casa. Una partita dove l'Atletico ha creato sì delle occasioni per segnare, ma soprattutto ha creato molta disattenzione, molta confusione e non ha mai trovato la linearità di un gioco che potesse portarla alla via del gol. Quella di mercoledì nella gara d'andata del secondo turno di Coppa Italia è stata un Atletico davvero differente. Opposta alla corazzata Sampdoria, una delle squadre costruite per vincere il campionato di promozione e che appunto si è schierata con tutti i titolari, la squadra di Aiello ha fatto davvero vedere una bella prestazione, soddisfacendo i tifosi che in settimana, prima appunto della gara con la Sampdoria, avevano ampiamente contestato l'opaca prestazione di Niscemi. È venuta fuori una gara davvero tutta grinta e orgoglio per i ragazzi in maglia blu, che con un super gol di Giuffrida si sono portati in vantaggio nel primo tempo, ma che hanno legittimato il successo con una serie di occasioni da gol davvero molto nitide che avrebbero potuto anche arrotondare il risultato. Adesso la palla passa alla gara di ritorno fra due settimane a Mascalucia.